Buongiorno, ben svegliati e bentornati a prima di tutto. Questa mattina, dopo la rassegna stampa, come ogni mercoledì, torneremo a parlare di Droni con Massimo Biancone. Poi ospiteremo le organizzatrici del Ballo delle Debuttanti, che torna anche quest'anno a Teramo. E infine torneremo a parlare di fare musica con Nicoletta Dale, questa volta. Ma cominciamo subito, andiamo a vedere che tempo farà nelle prossime ore. Poi la rassegna stampa. Previsioni in Abruzzo al mattino molto nuvoloso o coperto con locali fenomeni temporaleschi, nel pomeriggio variabile con deboli rovesci di pioggia, nevicate al di sopra dei 2750 metri, tra sera e notte variabile con deboli rovesci di pioggia sulle zone interne e sui rilievi, variabile sulle zone marittime. Temperature insensibili sensibile diminuzione, massime comprese tra 17 e 20 gradi nelle conche aquilane e marsicane, tra 14 e 17 gradi sulle pianure adriatiche, venti moderati o forti settentrionali, mare quasi calmo o poco mosso. In provincia di Teramo al primo mattino rapido transito di temporali e rovesci, localmente anche a carattere moderato e con possibili grandinate. Neve in montagna oltre i 1600-1800 metri. Schiarite seguenti piuttosto diffuse, con permanenza di variabilità sui settori montani e lungo le coste per tutto il pomeriggio, tra sera e notte aumento della copertura da est, con possibili rovesci sui litorali e sulle zone collinari orientali, temperature in sensibile diminuzione, massime comprese tra 14 e 17 gradi nelle pianure dell'entroterra, tra 16 e 19 gradi sulle coste, venti moderati o forti settentrionali, mare inizialmente poco mosso, mosso in serata. Ed eccoci alla rassegna stampa. Iniziamo con il quotidiano Il Centro. Dalla prima pagina Teramo passa il bilancio delle tasse. La maggioranza vota compatta ma ci sono critiche. Vedete la foto al centro che ritrae l'ex governatore della Regione Abruzzo Gianni Chiodi. Inchiesta sul piano di rientro, è interrogato l'ex governatore. Chiodi ai magistrati nella sanità lobby forti e antiche. Nelle cronache impianti di risalita, bando di gara da 250.000 euro per prati di tivo. Ad Alba Adriatica writer sorpresi ad imbrattare due pullman. Guida il bus a 70 anni con la patente B è stato denunciato. Provincia, si parla ancora della lettera. Di Letta a Catarra per raccomandare ovviamente tra virgolette eh, il segretario Becci è onorata dalla lettera di Letta, provincia Becci, eh, replica alle accuse sulla raccomandazione. La replica della Becci è stata inviata ieri alla redazione di Teleponte. Alla nostra redazione, per quanto riguarda le notizie nazionali, legge di stabilità, manovre al collo, esame attento. Il Premier da Napolitano, ma il provvedimento non ha bollinatura. Il Ministero oggi eh, ci sarà incertezza sul giudizio dell'Unione Europea. Dall'Abruzzo Regione ecco i Carrozzoni con 226 milioni di debiti, dalle società di trasporto a Fira e Abruzzo Engineering, un elenco di 21 società che grava sul bilancio generale per il quale si invoca una sorta di piano Marshall. Alla provincia di Teramo l'ASL la cambia rotta, nuovo macchinario a Giulianova, Fagnano sfida il TAR e attiva la seconda risonanza. Il direttore generale, la gara è stata sospesa ma è mio dovere dare risposte a chi attende due anni per l'esame e tempo di decisioni forti. Genova insegna. Lo sciopero dei GOT slitta il processo a Varrassi per il centro di procreazione. La cronaca droga in carcere con un bacio, nasconde la sostanza in bocca e la dà in questo modo al convivente detenuto. Seggio via, c'è la gara da 250.000 euro all'anno, bando della Gran Sasso Teramano per la gestione degli impianti di prati di Tivo, Ceci, canone troppo alto, andrà deserta, Bacchion, dobbiamo coprire le spese. Per quanto riguarda Montepiselli, avviate le pratiche, ci sono i fondi per riaprire gli ski lift. Corso di marketing all'ITS, istituto agroalimentare, aperte le iscrizioni al nuovo biennio. A Teramo passa il bilancio, critiche anche nella maggioranza, nel mirino le tasse troppo alte e i costi eccessivi per i rifiuti e per l'energia. I grillini piazzano una webcam nell'aula consigliare ma il sindaco la fa togliere. Consiglio Comunale straordinario sul futuro della TEAM si decide sulla presidenza. Il 28, eh, ci, ci sarà l'assemblea alla TEAM per eh, decidere anche sul nuovo presidente. Poi ancora la polemica sulle elezioni provinciali, sulla sconfitta del centrodestra. Tancredi dimettiti tu, sei in malafede. Centrodestra spaccato dopo la sconfitta in provincia. Il sindaco D'Annuntis risponde al deputato. Onorata della lettera di Letta Gianna Becci replica alle polemiche sulla raccomandazione del politico e dice che è una prassi normale. Il centro riporta questa mattina la nota che il segretario generale della provincia Gianna Becci ha inviato alla redazione di Teleponte come scrive il centro, la nostra emittente che ha mostrato con la, rubrica, la nuova rubrica di Giancarlo Falcone una lettera che l'allora sottosegretario Gianni Letta scrisse nel 2009 al neoeletto presidente della provincia catarra per raccomandarla come segretario eh, generale ieri dunque c'è stata eh, questa nota di replica di Gianna Becci Cretarola sull'IVA ho rispettato le leggi l'ex amministratore di Teramo Lavoro sono l'unica in Europa che va a giudizio per questo andiamo avanti sempre dalla provincia di Teramo Furti al cimitero di Cartecchio, rubati fiori e vasi dalle lapidi. Valle Castellana Leofara si anima con la storica festa della castagna, quest'anno anche escursioni nei boschi. Premiato a Venezia un giovane teramano che ha inventato il campeggio iperecologico, e alla fortezza di Civitella arriva l'aperitivo medievale. Tortoreto, PD e Partito dei Comunisti italiani sul nuovo depuratore, il sindaco Mente, eh, per quanto riguarda la localizzazione dell'impianto. Ad Alba Adriatica, gruppo di Writer, sorpresi ad imbrattare due pullman dell'ARPA, sono stati scoperti dall'ex assessore alla sicurezza. I ragazzi fuggono, ma lasciano uno zaino con dentro i documenti. In arrivo le telecamere di sicurezza in città dopo otto anni di intoppi eh, burocratici. Videosorveglianza in dieci luoghi caldi di Alba Adriatica. Ancora Alba, la ProLoco è stata espulsa dall'elenco provinciale. Fiumi in pericolo: il Salinello, due blocchi di cemento nell'alveo, allarme di pedicone ostacolano il deflusso dell'acqua. Li dovete togliere, sempre per i fiumi in pericolo. In pericolo il tronto, il Movimento 5 Stelle, inutili lavori sull'argine, replica l'assessore D'Ambrosio, sono solo opere provvisorie. Guida l'autobus a 70 anni senza la patente giusta, dipendente di una ditta giuliese denunciato dalla Polizia Stradale al Casello A14, non aveva nemmeno inserito il tachigrafo sul mezzo, non c'erano passeggeri. Giulianova, Consiglio Comunale, ha approvato lo statuto dell'ambito Tordino, ma è polemica. Sempre a Giulianova la protesta: finite le buste per la raccolta dei rifiuti organici. Caso Antelli, Forza Italia, prende le distanze. Il portavoce Costantini, chi ha accusato gli altri di incoerenza politica, ora invita a cena D'Alfonso. Andiamo avanti con le altre eh, notizie. A ah, eh, Silvi, Scuola Bus senza targa, il sindaco diffida la ditta Frata Arcangeli che tra l'altro gestisce eh, lo stesso servizio a Teramo. Il primo cittadino di Silvi è stata una grave leggerezza per questa irregolarità, si può rescindere il contratto. A Bruxelles Silvi, Pinete e Mosciano firmano il patto dei sindaci. Atri, punto nascita, inviate 15.000 firme alla Regione per salvare il punto nascita di Atri. Proteste a Roseto, residenti in rivolta, villa ardente assediata dai piccioni. Ed è tutto per la provincia di Teramo, adesso le principali notizie che arrivano dalle altre province abruzzese. Iniziamo da Pescara. L'aggressore volevo solo spaventare la mia psichiatra. La dottoressa colpita, ammartellata, il paziente arrestato. Le avevo scongiurato di cambiarmi la cura, lei si è rifiutata. L'ordine dei medici, lavoriamo senza sicurezza, poteva verificarsi una tragedia. A Montesilvano il caso incidente diplomatico, accuse di xenofobia del governo romeno al forzista aliano. Il consigliere si era vantato su Facebook di aver rifilato due ceffoni ad uno straniero incontrato per strada. All'Aquila, rifiuti di cantieri edili scaricati all'aeroporto, blitz interforze allo scalo di Preturo, sequestrato un'area di 20.000 m2. A Chieti il mondo della danza in lutto, Liliana amava i suoi allievi come figli, gli amici ricordano la coreografa, l'autopsia morta per fibrillazione ventricolare, oggi i funerali a San Giustino. A Lanciano giornata del clero, l'arte sacra, a Lanciano fiera il vescovo forte, una chiesa libera, non deve fare paura. Ed è tutto per quanto riguarda anche Lanciano, adesso andiamo a vedere per la cultura e gli spettacoli il male di vivere, l'adolescenza, i nostri ragazzi troppo soli, la dipendenza dai social e le relazioni virtuali eh, risposta all'inconsistenza degli adulti. Per quanto riguarda gli appuntamenti segnaliamo la tre giorni tra birra e cucina bavarese a Teramo perché arriva l'Interamnia Ottoberfest che si svolgerà da domani a domenica nel parcheggio dello stadio Bonolis appunto, di Piano Daccio. Andiamo allo sport, la Serie B, il Pescara Baroni, il mio Pescara non fa catenaccio. L'allenatore replica al presidente Sebastiani, con lui ho parlato a Vicenza. Siamo stati eh, poco eh, propositivi e non eh, di difensivisti. Romagnoli loro dà, ma vince il Carpi, l'ex Biancazzurro, Zeman un maestro, Nielsen un amico e ora Milaureo. Wisp, Oddo, Esposito e Zauri danno spettacolo. Per la Serie B ancora parliamo del Lanciano, Comi, Lanciano nel cuore, io tifo Vastola, l'ex attaccante rosso nero ora all'Avellino. La Virtus mi ha fatto crescere, gli devo tanto. Gaetano è una persona stupenda. Verso la sfida del paterno, previsti 150 tifosi frentani. Amenta migliora può recuperare contro l'Avellino, Paghera e Bacinovic. Si giocano un posto eh, da eh, titolare. Questo per quanto riguarda sempre la serie B e per quanto riguarda il Lanciano. Adesso eh, per la Lega Pro sempre il calcio. Stasera c'è la Coppa Italia, Teramo e L'Aquila con le seconde linee. I biancorossi ospitano l'Ascoli, eh, ci saranno 500 tifosi al seguito. Vivarini, gara fastidiosa, il rosso blu a Pontedera in attesa di eh, Deodati dell'ingresso di Deodati. In società dilettanti promozione oggi la Coppa Italia in campo anche prima e seconda categoria per la Coppa Abruzzo. Per il rugby, l'Aquila Rugby, arrivano tre rinforzi dall'estero. Atletica Leggera, lancio del martello, la Beneduce stabilisce un altro record. E infine per il calcio di Serie D, il Chieti recupera Rapino per il derby con il San Nicolò. E tutto per quanto riguarda il centro. Adesso andiamo a leggere insieme il quotidiano, il, il quotidiano La Città. Dalla prima pagina D'Alfonso fa l'elenco dei debiti. Controllate e partecipate. Ecco il quadro delle perdite delle principali eh, società teramane. I bus furbetti a Roseto, settantenne sorpreso, alla guida senza patente. Rocca Santa Maria, taglia legna colto da infarto tra i boschi per il 58enne inutili. I soccorsi eh, dei eh, colleghi. Viabilità di Sabatino, le strade della vibrata ai vibratiani. Formazione, 20 posti per l'ITS per imparare gratuitamente il marketing agroalimentare. Viabilità e il libro nero delle ferrovie abruzzesi presentato dalla Feder Consumatori. All'Aquila si indaga se indagati e sequestri a raffica per il traffico di rifiuti all'aeroporto di Preturo. E parliamo adesso del maltempo. Gonzalo pronto a colpire all'erta meteo in Abruzzo. Venti in intensificazione e temporali a partire già da questa mattina. D'Alfonso fa la ricognizione dei debiti partecipati e controllati e che il quadro delle perdite delle principali società teramane, primato negativo va all'ARPA e qui ci sono tutti i debiti consolidati delle varie controllate e eh, partecipate, il debito più alto come dicevamo c'è la l'ARPA di oltre 66 milioni di euro, poi segue eh, la FIRA per quanto riguarda eh, la provincia di Teramo, l'ente porto di Giuliano a 105 mila euro, eh, il circolo Vallonchini 0, Gran Sasso Teramano 2 milioni euro. Da segnalare anche nessun debito per l'area Marina Protetta, Torre del Cerrano. Giudiziaria inchiesta piano di rientro. Chiodi sentito per tre ore dai PM Pescaresi, l'ex governatore accusato dalle cliniche private. Fiero e orgoglioso per quanto fatto. Ho lottato contro le lobby, ha detto l'ex governatore. Sentito ieri dai magistrati. Condannata la formazione fantasma, la Corte dei Conti impone ad Adele Sabatini di restituire 230.000 euro alla Regione. Magistrati in sciopero slitta al 2015 il processo per il centro di fecondazione che vede tra gli indagati l'ex manager dell'ASL Barrassi. Cretarola, la mia IVA, caso unico in Europa, l'ex manager della Teramo Lavoro anticipa la difesa al processo BIS per dichiarazione infedele ai fini di evasione. 20 posti per imparare il marketing agroalimentare. Aperta la sezione per il nuovo corso gratuito organizzato dall'Istituto Tecnico Superiore di Teramo. Pubblicato il bando per gli impianti dei prati di Tivo, scadenza fissata per fine novembre, ma è quasi scontato che si arriverà a ridosso del ponte dell'Immacolata. CNA e aziende fanno gruppo per risparmiare sulle bollette a Colle Approvati i lavori per il ponte sul fiume Mavone. Teramo distinti ma compatti sul voto al bilancio. Documento approvato a maggioranza con 26 su 21. Mimmo sbraccia snobba, se ne va e marca la distanza da Brucchi. Taglia Legna stroncato da un infarto tra i boschi. E Carlo Vittorioso, 58 anni di Rocca Santa Maria, ucciso da un malore mentre lavorava con la sua squadra. Il caso Umberto Eco all'Università per il congresso dei semiotici. Via Po, sbanda, cappotta, si schianta e ne esce illesa, donna alla guida di una 600 vittima di un incidente attorno alle 22 di ieri. Viabilità: rimosso il tappo dei detriti sotto il ponte a catena, completati i lavori di sbancamento del terreno e la costruzione della palificata. Contro il governo i metalmeccanici teramani venerdì sciopereranno per 4 ore. Viabilità una nuova stazione di servizio lungo il lotto 0, a confermarlo l'assessore Giorgio di Giovan lavori concessi dall'ANAS. Le strade della vibrata ai vibratiani, Renzo di Sabatino all'Aquila chiede all'ANAS di riprendersi la strada provinciale 3 e la strada provinciale 259. Dopo il voto in provincia, D'Annuntis replica Tancredi, dice Tancredi ha tradito i suoi elettori, dovrebbe dare le dimissioni. Ambiente, piccoli gamberi ripopolano i torrenti della Laga. Giuliano Antelli Junior sta con Mastro Mauro, Forza Italia attacca il consigliere, centrodestra Giuliese ancora spaccato. Le divisioni sono cominciate durante le comunali con l'appoggio di Brucchi alla Ciafardoni. Caso tasse i commercianti sperano ancora nell'assessore Guidobaldi. Movimento 5 Stelle, il partito dei SUV ha respinto la mozione sulle piste ciclabili. Ancora Giulia Nova, l'ASL mantiene l'impegno e arriva la risonanza Fagnano. Abbiamo dato una risposta ai pazienti ancora in lista d'attesa. A Notaresco soggesa il tavolo sui dipendenti rinviato alla fine di ottobre. 15.000 firme per il punto nascita ad Atri, la petizione sarà presentata alla Regione sottoscrizione anche da Pescara. Atria ancora, illegittima la delibera per la realizzazione del complesso industriale Aran, il Partito Democratico chiede l'annullamento dell'atto e allo stesso tempo di non perdere l'investimento del gruppo. Chaos Bus guida l'autobus senza patente, settantenne nei guai, l'uomo titolare di una ditta di autotrasporti è stato pizzicato dalla Polizia Stradale. Per lui multa e denuncia penale. Gli scuolabus della frata Arcangeli sequestrati per ordine del sindaco. La vicenda nasce da un'interrogazione, siamo a Silvi, di eh, Luciana Di Marco per i libretti di circolazione, ma il passaggio andava fatto tre anni fa. Cultura, soggiorno con delitto per Dostoevsky, Nostra Signora degli Scorpioni, un omaggio all'Ottocento. Laura Pariani parla del romanzo scritto con Nicola Fantini. TV Idee per i più piccoli su Cartonito, numeri da capogiro per la serie animata Carotina Super Bip. Manualetto di filosofia contemplativa per quanto riguarda eh, la eh, meditazione è in vendita. Eh, mutamenti, il sacro può ancora parlare al mondo, l'epoca moderna è segnata dal passaggio irreversibile al simbolo e alla sua vita virtuale. Un weekend dedicato alla castagna torna alleofara di Valle Castellana, la festa dedicata ai Marroni. Scuola San Berardo S. Caporale presenta la sua newsletter ai piccoli studenti. L'evento alla Fortezza di Civitella del Tronto, l'aperitivo diventa medievale. Appuntamento sabato con Aperi Medieval, un evento organizzato sul format teramano Aperi Street. Persone e cose, Francesca Casolani, la marionettista da albergatrice mancata, moglie di uno sceneggiatore di talento ad artista che dà vita alla materia. Per lo sport Vivarini la Coppa Italia è un fastidio. Stasera contro l'Ascoli a riposo gli acciaccati, spazio a chi ha giocato meno. Il tecnico del Teramo è concentrato sul campionato e dice pensiamo a Pistoia. Basket CSI al via i campionati a 1 e a 2 Open con fischietto di Pasquale Zeppilli. Volley di Serie C, le ragazze della Gagliotti Giulianova vincono la prima di campionato. Campionati regionali di karate, argento per la giovane Amélie Perpetuini. La Teramana, alla sua prima esperienza, porta a casa un ottimo risultato. Ed è tutto anche per il quotidiano La Città. Adesso andiamo in pubblicità e poi leggeremo insieme il messaggero. Riprendiamo la rassegna stampa con il quotidiano Il Messaggero. Aeroporto, sei indagati, L'Aquila, una discarica abusiva di rifiuti speciali all'interno dell'area dello scalo, smaltite illecitamente anche le macerie del doposisma, sequestrato il terreno. Oncologia e nascite, Abruzzo da rivedere, la classifica del Ministero della Salute boccia pesantemente le strutture regionali. Chiodi, sanità, la mia lotta alle lobby, l'ex governatore ascoltato per tre ore dai PM di eh, Pescara. I conti non tornano esposte per 226 milioni le società partecipate in Abruzzo. L'Aquila, aeroporto di scarica abusiva, area sequestrata e sei indagati. L'accusa è di traffico illecito di rifiuti speciali. A Pescara, martellate alla psichiatra, i medici, manca la sicurezza. Esplode il caso dopo l'aggressione. Da parte di un folle. A Chieti, finta bomba a Bonanni, le intercettazioni del GIP, nunziato alla moglie, risponderai pure del fatto delle armi. Dalla provincia di Teramo, Team, l'assetto sarà totalmente pubblico. Consiglio comunale straordinario presto sul futuro eh, della eh, società. Per la partecipata il sindaco Brucchi è intenzionato a coinvolgere altri comuni eh, limitrofi. La replica è lì soccorso, chi comanda è la centrale del 118. Ad atri, punto nascita da salvare, sono state raccolte 15.000 firme. Teramo lavoro io a giudizio per l'IVA, unico caso in Europa. L'ex amministratore unico attacca dopo l'iniziativa della Procura, un abbaglio grossolano, ha detto eh, Cretarola. Antelli a cena con Mariani e il governatore, duro attacco di Forza Italia dopo il consiglio. A Roseto Almoretti torna il premio intitolato a Borsellino. A Giulianova Rett con l'aggiunta un anno di vita. Val Vibrata ad Annuntis attacca Paolo Tancredi sulla sconfitta alle provinciali del centrodestra e dice si deve dimettere. Ancora Giulianova la cronaca alla guida di un bus senza la giusta patente. È stato eh, trovato un settantenne. Giulianova risonanza ha affidato l'incarico del servizio. Alba Adriatica due chef albensi parteciperanno alla trasmissione la prova del cuoco allo sport la serie B il Pescara Baroni e le false partenze il tecnico respinge le accuse di eccessiva prudenza il problema è migliorare nelle fasi iniziali delle eh, partite Ancora la Serie B Lanciano Cerri Lanciano questo attacco è una forza domenica scorsa ci è mancato il gol anche io ho sbagliato una rete già fatta ma da Avellino voglio riscattarmi Lega Pro Zavattieri a Pontedera esame per le seconde linee. Per il teramo, un teramo giovane, sfida stasera l'Ascoli in Coppa. L'Aquila dopo Edward stocca Arriera e Brown. Lo svedese, parliamo di rugby, si sta già allenando con il 15 Nero Verde. Basket di A2 Silver, la Proger prepara la superfida con Treviso, Cardillo, Salvezza prima di tutto. Poi ci divertiremo. La pallamano femminile, l'HF di Massotti, resta in vetta e ora affronta l'esame del Salerno. Per il calcio a 5, 8 giocatori abruzzesi nell'Italia di oggi in Kuwait. Eh, per il Volley, D'Annunziana, eh, falsa partenza, il Coppo, Grosso e eh, Dell'Altino. Ed è tutto anche per quanto riguarda il messaggero. Dunque, chiudiamo qui la nostra rassegna stampa. Adesso andiamo in pubblicità e poi torniamo a parlare di droni. Eccoci di nuovo insieme. Saluto e ringrazio e ritrovo con piacere Massimo Biancone, con il quale torniamo a parlare di droni. Intanto, buongiorno, come va? Buongiorno a voi, va sempre bene, grazie. <ride> per fortuna. Per fortuna, sì, per fortuna va Quindi, sempre bene. Quindi, almeno sotto l'aspetto dei droni, poi per eh. il resto. Allora, oggi facciamo, è eh, un mese che abbiamo aperto questa rubrica, oggi facciamo un po' il punto della situazione, una sorta di bilancio di quello ah, che perfetto. è stato detto fin qui, vero? Sì, quindi questa mattina eh, ricordiamo insomma, un attimino che cosa sono i droni, quindi ripartiamo eh, dal, dall'ABC. Dall dalla dalla quindi eh, praticamente il drone non è altro che un uh, mezzo aereo pilotato a remoto, drone ricordiamo che il nome eh, che poi sarebbe drone... In inglese perché deriva dall'ape maschio, dal rumore che emette appunto l'ape maschio e quindi ehm, in inglese drone perché appunto è fugo che si dovrebbe chiamare questo ape maschio e in inglese significa appunto drone. Quindi il nome deriva solo dal fatto del rumore che facevano i primi rotori. E, dopodiché esistono diverse tipologie di, di droni o comunque di mezzi aerei e protaggio remoto Partiamo dal, dal uh, tricottero, quindi con tre eliche, quadricottero che sono quattro eliche, esacottero che sono sei eliche e ottocottero che sono otto eliche. Ottocottero poi è, <ride> è simpatico per noi. No, non solo, ma dopodiché c'è anche la, la fissa che comunque è anche un altro, come dire, è un, è un altro tipo di mezzo aereo per il remoto, che ha una durata un po' diversa rispetto al rotore. Perché permette una durata un pochino più lunga, in quanto è eh, plana come l'aereo, quindi, una volta che è in volo, poi utilizza il stesso sistema tra virgolette, che, si, che, che utilizzano eh, gli aerei, quindi con eh, il planare nell'aria. A parte queste tipologie, quello che ci si può fare con il drone, appunto, si possono, fare diverse eh, si possono coprire diversi campi. E prima di tutto è quello militare che come ricordavamo anche le altre volte ehm, sono stati i primi a essere utilizzati, quindi si parla già dal 1849. C'è un ampio utilizzo poi tra l'altro credo nel campo militare. Nel campo militare è... sì, tant'è che proprio ieri ci hanno scritto, o meglio hanno scritto, ha scritto, perché è una persona sola, uno dei che forse riusciremo a far, fare un'intervista per mandare in onda qui. Praticamente eh, lui non è altro che eh, l'uomo più famoso al mondo sul mon su fatto dei droni militari. Tanto che lui è un pilota dell'aeronautica militare e lui pilota i droni, i Predator, per la, la, la ricognizione in Afghanistan e così via, e in diciamo, per il governo americano. Pilota di droni è il pilota famoso al, al mondo. mondo nel settore eh, militare. Proprio lui ci ha scritto. E infatti se, se andate sulla nostra pagina Facebook potete trovare tranquillamente quello che ci siamo scambiati. Lui con l'inglese perfetto, io un po' meno, però. E, e lui proprio chiedeva proprio di darci un. che era mh, disposto a darci un supporto proprio su delle informazioni più dettagliate relative al drone. è anche vero che lui. Come lo possiamo. Lo aspettiamo, insomma. Cioè sì, lo, cio, lo, dobbiamo lo solamente creare questo collegamento, poi vedremo come farlo, e però lui ci ha dato ampia disponibilità, e quindi sì, questa è la pagina nostra appunto del sito web che è www.idrone.com dove ci sono le varie sezioni, poi tra l'altro manderemo un filmato perché è stato fatto da una società abruzzese di Francavilla, si chiama Icaro Drone, e che tra l'altro tengo a precisare che il nostro partner sia sotto aspetto commerciale che sotto aspetto dei servizi perché mh, ricordo che l'Aidron eh, si prefigge come progettista e sviluppatore di droni, quindi noi eh, alla fine costruiamo il drone, però non, ehm, abbiamo preferito dedicare molto più tempo a questo e non a quello dei servizi. Per i servizi, in questo caso in Abruzzo, abbiamo sposato. Questa giovane realtà, come noi del resto, che si chiama appunto Icaro Drone e quindi ci tenevo a mandare un servizio perché loro hanno fatto diversi servizi sull'Abruzzo. Ma ce l'abbiamo già pronto? Ce abbiamo eh sì, tempo... <ride> di caricarlo? <ride> di caricarlo, eccolo qui, questo è il secondo episodio. le sue meraviglie. Sì, eh, sempre loro, eh, un attimo che ecco. Girato con... Con, con un, un drone, drone. della Icaro che poi tra l'altro dal mese di novembre utilizzeranno solo i nostri droni. Quindi ecco questo è l'accordo eh, fatto con loro. Questo è. L'hanno caricato ieri, quindi noi anche perché in questa sezione eh, Oder del sito web eh, in, inseriamo tutti i, i, i filmati che ci mandano. Eh, le persone anche sul sito, sulla pagina di Facebook, quindi quelle più interessanti li carichiamo. Praticamente qui si parla dell'Abruzzo, non potevamo esimerci, a parte per l'Abruzzo, ma anche perché, come ricordiamo appunto, la Icaro è il nostro partner sotto la parte eh, di riprese, quindi di servizi. è bello questo punto di vista! Il punto di vista del drone è molto è, è, bello. è diverso sì. perché comunque ecco sì. ci dà la possibilità di poter. Eh, riprendere eh, delle, imma de delle immagini da diverse angolazioni. È vero, sì. Da e in alcuni momenti sembra di stare su un terrazzo no? alto, per cui si vede invece semplicemente questo aggeggio così sì, tecnologicamente sì, che... avanzato che... Che gira, che tra l'altro magari queste riprese qui è magari, no, forse non è neanche grandissimo il drone che sta facendo queste riprese. No, qui. questo dovrebbe essere un quadricottero mm. con. Un, credo che ci sono le riprese con una GoPro. E... e questa ripresa qui a che altezza vola il drone per fare riprese. Per fare riprese. Allora, ripreso. questo in particolare siamo molto bassi, quindi mm. siamo intorno. A, veramente quasi a sua terra. Eh. Poi dopo è ovvio che poi per fare si riprese. Si alza, basta ovviamente. pensare... Qui penso che um, almeno una trentina, 40-50 metri, ecco, ci siamo, anche sì. ecco, pure un po' di più. Credo proprio di sì, sì, sì. È bello, credo, qui si sta alzando. Sì, parecchio. Di più. Però permette, ecco, il drone permette di fare questo. Ricordiamo che questo tipo di attività va fatta sotto un... ecco, questa è a uh, uh, Saramana Cesca. Eh, no, volevo ricordare che per, esempio, per fare questo tipo di riprese eh, Non è che uno si vede la mattina e va fa a fare le riprese drone, sì. Qui è tutto organizzato Quindi non è... È organizzato c'è tutto un discorso anche dietro le Cioè sempre più in alto poi, Sempre siamo. più in alto ma sempre più lontano sì, certo E questo è sempre il solito drone di prima Che è era dal basso fino ad arrivare a queste altezze Perfetto. qui Perfetto Ecco adesso credo che si sia... Sì perché mi va avanti. Ah ok va bene, eh, eccolo qua l'abbiamo ah, ripreso. Ah perfetto. Era anche per far capire eh, come, come funziona eh, tecnicamente. Ah perfetto, eh. sì sì. Eh, eh, no, Una trovare, ripresa dei eh, così, droni. Ok, chiedo scusa, ero, stavo spostando e eh, dando per scontato che quello andava a ah, rimanere lì invece è collegato in diretta. L'utilizzo col... dei droni, a parte eh, per un documentario come questo, no? Per le fiction, per le partite di calcio, per le manifestazioni, cioè da un punto di vista proprio della comunicazione, il drone, dove viene utilizzato, in che modo viene utilizzato? Allora, a livello di comunicazione, molti utilizzano anche il drone per, appunto, per fare degli spot, delle proprie attività. E, io tengo sempre a precisare, magari sono anche un po' troppo ripetitivo, però è fondamentale. E, il discorso è molto semplice, che utilizzare il drone eh, a scopo eh, privato eh, può anche andare bene e soprattutto non dà nessun tipo di problema perché ENAC per scopi privati non eh, richiede eh, troppa eh, burocrazia. Per scopo privato io intendo che uno ha voglia di riprendersi casa sua, vuole controllarsi il tetto, e ha una tegola rotta oppure no, quello sì, ma è nell'area di casa sua. E perché nel momento in cui eh, si passa fuori, da, quindi si supera questo vincolo di proprietà privata, entra in ballo ENAC. ENAC che è l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, ricordiamo che l'8 di ottobre ha fatto un accordo di eh, un patto, chiamiamo così, con le forze dell'ordine, dove praticamente le forze dell'ordine ad oggi sono autorizzate a poter fare multe e a denunciare chi usa impropriamente il drone, e perché appunto ehm, c'è questo accordo con ENAC. Multe anche? La Multe sono, sono salatissime, perché la multa parte dai 65.000 euro ai 115.000 euro. Quindi non è che dici, vabbè, parte Una da 100 euro. Multa. No, c'è la multa che. Ma ha anche questo per range. chi lo utilizza in privato, è, è, cioè non solo per chi allora, lo ha utilizzato. Allora facciamo un esempio pratico eh, così. Sì, ok, per Perfetto. Meglio. Io, Massimo Biancone, vedo che eh, in piazza a Teramo c'è uno che vuole con il drone. Io reputo che quel drone non sia certificato e chiamo i carabinieri, polizia,. Chiunque faccia parte del gruppo delle forze loro, quindi passeggeri urbani. Loro vengono, quindi si accertano se il drone è certificato oppure no, chiedono la polizia assicurativa e dopodiché scattano le denunce. Oltre al discorso economico, se dovesse succedere qualcosa, c'è la denuncia per disastro colposo, quindi ha la stessa. Praticamente si utilizzano le stesse norme che si, si, si utilizzano per gli aerei. Non cambia nulla. Tant'è che eh, c'è un progetto da parte di ENAC che droni sotto ai 2 kg, 2 kg e mezzo, e di cercare di semplificare un po' di più la normativa, perché diventa difficoltoso. ENAC giustifica il fatto che siccome sono mezzi che non hanno un limite di altezza, cioè, nel senso che io accendo il drone, ha una durata di 10 minuti quello commerciale, benissimo. Io accendo, parto e fino a quando le batterie non si scaricano, quelle continuano a salire quindi può arrivare a 50, a 100, a 200 e metri. E se la batteria si scarica, che cade non è ancora a risceso, cade a, cade a piombo. Eh, ma dunque ci si deve stare anche attenti, al di là del fatto che si rompe il drone, ma se si sta in un luogo dove c'è gente si rischia. Perfetto, ma soprattutto c'è il discorso che può invadere lo spazio aereo perché sopra i 150 metri c'è comunque lo spazio aereo. Ecco perché il drone, siccome molti lo utilizzano impropriamente, non si è capito che cosa ci devono fare, però lo utilizzano così. <ride> Dai, è vero che è, uno, è bello anche, cioè da... Non lo so, credo che molta gente si diverta con il drone, quelli ovviamente che, no, no, si, ma che si diverta. Io sono perfettamente d'accordo, e meno male anche perché l'iDrone sta tirando fuori appunto questo prodotto commerciale, che però è certificato ENAC, quindi a differenza di tutto quello che c'è oggi in commercio, è un prodotto certificato. Quindi sarà il primo tra detto, giocattolo, chiamiamolo così, certificato ENAC. E quindi può essere utilizzato anche per chi sta imparando, imparando eh, diciamo in questi giorni con le scuole di volo, perché ricordiamo che la scuola di volo attualmente operative non solo in Abruzzo, che ne sono credo tre, una all'Aquila, una su Loreto Brutino e l'altro è Penne, sono scuole che possono, eh, mh, diciamo, insegnano, la parte teorica a oggi, perché per la parte pratica il costruttore, in questo caso l'Aidron, eh, che ha il, il prodotto certificato, deve formare il pilota sul lato eh, pratico, quindi ehm, è un, po un pochino complesso, ma ci sono delle regole anche a livello teorico che bisogna sapere, perché ENAC chiede un piano nel piano di studi eh, delle eh, regolamentazioni per quanto riguarda le regole dell'aria. Il vento, e tutta una serie di altre eh, nozioni eh, teoriche. Dopodiché, fatto, passato il corso teorico, si può passare alla pratica, quindi, come la scuola guida con la macchina. La, eh, il corso pratico bisogna farlo con un prodotto certificato, ma, soprattutto, se, si in, eh, se la scuola di volo collegata col costruttore insegna a pilotare un quadricottero, faccio un esempio che si chiama Antonio, okay? e... dopodiché il, lo studente che ha fatto il corso di pilotaggio, quindi anche con la parte pratica, con il quadricottero Antonio, è costretto o comunque è limitato a pilotare soltanto quel tipo di mezzo. Quindi se poi dice no, io non voglio più questo quadricottero ma voglio, un esaco voglio salire su un esacottero, oppure voglio cambiare marca e voglio un drone certificato che però non sia Antonio ma Francesco, a quel punto bisogna fare il corso eh, a livello pratico con Francesco. Quindi eh, è, è un mondo complesso assai. Un mondo complesso assai e soprattutto permette di, eh, credo, a mio avviso, che permetta di eh, migliorare e di rendere più professionale possibile il settore. Perché come dicevamo anche l'altra volta, e se per assurdo cominciassero a cadere come mosche e nessuno acquisterebbe più il drone e automaticamente il mercato andrebbe eh, andrebbe. Allora, c'è un messaggio buongiorno Massimo, buongiorno Dorotea buongiorno, buongiorno ovviamente a chi ci scrive vi seguo tutti i mercoledì e volevo complimentarmi per la trasmissione e per le iniziative dell'iDrone oh, grazie. Eh, grazie, grazie ovviamente per, per quanto riguarda questo spazio No, vabbè, grazie anche per l'ospitalità della, della rete. Sì, abbiamo scoperto come dicevo a Massimo Biancone, anche io ho scoperto un mondo a me sconosciuto, davvero ci sono delle regole che o le senti o sei del settore oppure non le conosci. Visto che comunque ci sono i cosiddetti droni gi giocattolo, chiamiamoli così, accessibili a tutti, è giusto, conoscere anche le regole per utilizzarli, perché magari uno lo acquista ah, certo, e poi, poi magari so. rischia anche delle multe pesanti. Ciao Massimo, volevo chiederti quale futuro prevedi per i droni? Beh, eh, essendo, io, cioè, eh, essendo comunque eh, una nuova mia attività, nel senso che comunque eh, sto dedicando veramente eh, tanto tempo a questo mondo eh, e quindi è molto affascinante, io adesso l'ho abbracciato ormai da circa due anni eh, e vedo rispetto a due anni fa nonostante la normativa, quindi nonostante le critiche, è veramente un livello di attenzione molto elevato. Anche perché è, è il futuro. È il futuro, è futuro e dire. da qui a, a dieci anni sicuramente ci saranno tante iniziative e i raggi d'azione saranno più, più ampi. ampi. Eh, buondì, cosa ne pensi delle scuole di volo? In Abruzzo ce ne sono, sono affidabili, grazie. Allora, in Abruzzo, come dicevo prima, eh, ce ne sono, le scuole di, le scuole di volo sono tre. Tra l'altro quella dell'Aquila, eh, con cui abbiamo avuto anche delle, mh, dei colloqui che venivano così, come quella anche con uh, penne, quindi con la cogestere. E, mh, quindi dicevo, quelle dell'Aquila, allora, quelle di penne hanno già iniziato a fare i corsi, ormai credo da più di un mese a questa parte. E quelle dell'Aquila invece inizieranno questo weekend. E, e io cosa ne penso? Eh, penso che siano scuole eh, ottime, anche perché i docenti sono comunque tutti professionisti del settore volo, quindi chi fa la parte teorica, chi insegna appunto la parte teorica, sono tutti eh, persone che hanno già brevetti di volo, quindi volano da anni con gli aerei e quindi anche perché Enac non è che rilascia autorizzazioni a scuole di volo eh, a chi si sveglia la mattina. Quindi eh, penso che, conosco insomma qualcuno anche come docente, quindi reputo che siano buone. Quello che mi piacerebbe è che ci fosse una sinergia e di non essere individualisti, cioè, nel senso che eh, non è, eh, ognuno non deve andare da solo, bensì fare rete. E rete significa, mo, a parte noi, come a livello regionale, credo che come costruttori di droni ci siamo solo noi c'è la ICARO come dicevo prima che comunque si è specializzata nei servizi e anche le scuole di volo formando i piloti logicamente dobbiamo anche un attimino credo dare lavoro ai piloti perché se no formiamo 2000 piloti e, e poi, poi sono fermi lì ho visto su internet diversi droni in vendita cosa mi consigli per evitare fregature? <ride> Allora, eh, sì, per quanto riguarda eh, Internet, Internet è, è un mondo a sé molto importante. Si trovano eh, molti droni, eh, dai giocattoli a quelli anche ottocotteri, che sono comunque professionali. E per evitare fregature, considerate anche i costi, perché se si va su Amazon, mo, per non, non voglio pubblicizzare però se da eBay a Amazon, più, o comunque più famosi, quelli più famosi. Anche forse più affidabili voglio si dire. Si trovano anche otto cotteri da 9.000 euro, quindi che sono cifre abbastanza elevate. Però quello che, chiedo, che, che posso dare come consiglio, eh, e non, non entro in merito sulla qualità del prodotto a quel prezzo, di chiedere la certificazione perché molti di quei mezzi vengono venduti anche su siti privati e magari vengono venduti all'estero. All'estero hanno un altro tipo di regolamento che non è compatibile con quello. Magari nazionale. si spendono 9.000 euro, magari si risparmia sul prezzo intero, però poi non si ha la certificazione adatta per l'Italia, per l'Italia... Quindi praticamente diventa un, euro, diventa un aereo modello. In quanto tempo producete un drone che vi viene ordinato, in quanto tempo lo consegnate? Dall'ordine allora, alla consegna. Dall'ordine alla consegna, quindi... Ehm, Oggi lo ordiniamo? Oggi lo ordiniamo, siamo intorno a 20 giorni circa mm. e quindi con 20-25 giorni... In un mese in un uno un mese ha il drone. Ha il drone perché eh, noi prima di... Eh, di, vengo eh, accatturato dal, da, da, sì, alle, dagli altri messaggi dagli altri che arresto comunque un una, me, me, una un mesata circa, si ha sì. il drone a casa se ad esempio devo fare una ripresa al centro della città di Teramo come faccio a sapere se posso volare e a chi va chiesta un'eventuale autorizzazione allora se, se appunto la persona che ci scriva ha interesse di fare questa ripresa nella città di Teramo deve prima di tutto fare il corso di pilotaggio di droni Secondo, deve essere in possesso di un drone certificato ENAC. Terzo, deve sottoscrivere una polizza assicurativa per il drone per uso eh, professionale. Complicata. Quarto, eh, deve comunicare ad ENAC dove appunto, deve fare questa ripresa e in quale luogo in particolar modo. Quinto, deve aspettare che ENAC risponda alla sua eh, richiesta di ripresa. E dopodiché bisogna fare la richiesta al comune in primis e alle forze dell'ordine locali appunto per transennare la È una cosa complicata, però sono tutte procedure che bisogna fare. Sono le procedure nessuna è, ripresa diciamo al centro che, di terra È in come, come è per eh. l'HCCP, nel senso che eh. ci sono delle normative per cucinare e quindi. È che... Forse ci possiamo salutare. Eh, sì, penso di sì. Penso proprio di sì. <ride> abbiamo, abbiamo, fatto un po', abbiamo rifatto un po' il punto della situazione, situazioni. abbiamo dato le risposte ai nostri telespettatori e noi ci vediamo credo mercoledì, mercoledì <ride> prossimo. Sì, Bene, grazie, perfetto. grazie a Massimo Biancone, grazie per essere grazie stato qui con noi anche stamattina. Buona giornata e buon lavoro. Andiamo in pubblicità e poi parliamo del ballo delle debuttanti. Eccoci di nuovo insieme, le vedete le altre ospiti di questa mattina, le saluto e le ringrazio. Come dicevamo parliamo del ballo delle debuttanti che con l'arrivo della primavera nel 2015 torna in provincia di Teramo dopo il successo dello scorso anno. Saluto e ringrazio Maria Di Blasio Ricci che è presidente Buongiorno. onoraria del ballo delle debuttanti. Buongiorno, bentornata eh, signora Di Blasio Ricci. Saluto e ringrazio, ritrovo con piacere anche Federica Lupi che è l'organizzatrice eh, di questo evento. Buongiorno, bentornata anche a lei. E poi un saluto particolare ad una eh, giovane Davigella. Eh, dico bene, Grazie. buongiorno. Si chiama Giorgia eh, Paolucci della Damigella del Ballo delle Debuttanti. Diciamo che dopo il successo dello scorso anno avete pensato di riproporre questo grande evento che ha dietro una macchina organizzativa molto complessa. Eh, eh, dunque c'è bisogno anche di tempo per organizzarlo. L'anno scorso intanto è andato, è andato tutto bene, vero? Sì, decisamente. decisamente. Siamo contentissime, felicissime. Io <ride> sono soprattutto contenta per il riscontro che mi danno le mie ragazze. Giorgia è la. D'Amigella della debuttante d'Abruzzo e mi dice delle cose fantastiche. Quindi io magari contenta, insomma, per la passata edizione. Adesso si che lavora. Lei. Si, si <ride> lavora. No, io dicevo intanto le organizzazioni. Adesso sì, si lavora per il prossimo, partiamo, la prossima edizione del ballo delle debuttanti. Noi partiamo sulle ali dell'Aquila. Proprio per le richieste che abbiamo avuto eh, a livello di ragazze, a livello di famiglia addirittura. Anche per il successo della stampa, delle istituzioni che ringraziamo sentitamente perché dopo non venimmo a fare questo tour di ringraziamento. ringraziamento. Certo, la fatica fu tanta. La fatica fu tanta <ride> sì. che ci sentimmo investite di tanta gioia, eh, reciproca, le ragazze, i cadetti. Dobbiamo dire che eh, abbiamo avuto l'anno scorso la presenza dei cadetti della Guardia di Fianza dell'Aquila che... Sono stati meravigliosi. Ringraziamo il generale tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questo evento, di questa manifestazione unica nel nostro eh, posso dire centro, centro Italia, anche eh, centro sud. Centro -sud. <ride> centro sud sicuramente, poi nel nord ci sono altri eventi per cui insomma, non ci vogliamo mettere Però alla, per il centro sud fine. un evento unico nel suo eh, genere, sì, sicuramente sì, sì, lo possiamo certamente. dire e anche per questo motivo avete pensato di riproporlo certo, per, ce l'ho richiesto per, per questa, per questo, sì. diciamo per questa stagione certo. la, come dicevamo, abbiamo detto bene con l'arrivo della primavera torna sì. anche perché la primavera è anche la stagione mi sembra più giusta certo. <ride> per il ballo delle debuttanti che esperienza eh, è stata? un sì. solo non possiamo scordare Simona Lupi che tra l'altro è la sorella di Federica e che cura tutto il nostro eh, diciamo tu tutto la comunicazione la nostra tutta. comunicazione la, la, eh, la, 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 Simona si cura la tecnologia di questo evento e quindi. Perché tutto. è un evento che nel, nel, nello stile ci riporta un po'. Al passato, al passato, però poi è tecnologicamente però, avanzato, per perché per l'organizzazione poi cioè, passa attraverso la tecnologia per essere, moderna. Diciamo buttato, ecco, ecco. noi in quante scene adesso sì. ce l'ha Queste sono le prove le del le sabato. Prove dei, eh, sì. Che bello. Queste Anche ma, il del bello della, del ballo delle debuttanti, al di là della serata sono conclusiva. Fanno e voi magari mi confermerete quello che sto dicendo è stata tutta la settimana di preparazione, sì, vero? Sì, 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 c'è cioè un'intera settimana Sì, sì, e poi l'ultima settimana è proprio eh, mozzafiato Sì, sì E le ragazze come l'hanno vissuta questa, questa esperienza? Magari questo lo chiedo alla damigella Eccoli. Eccola lì Sì, eh, ma è stata un'esperienza inaspettata e... Fantastica perché appunto eh, non venivamo da un solo giorno, ma da una settimana intera passata a svolgere tutte queste attività. Oh, che bello! Che proprio là. Sì. normalmente non fai e magari ti immagini solamente. Sì, 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 sì. Eh. E quindi. Da lezioni di bon ton, di dizione Ma poi eh, queste lezioni che avete preso nel corso di questa settimana Qualcosa vi è rimasto? Sì Stai, Sul bon ton, sulla dizione Perché sono anche cose importanti sì, da conoscere bene Sì, anche cose che non sapevamo vita. È vero? Che, che abbiamo voluto utilizzare anche nella vita di tutti i giorni Grave. Per il ballo come vi siete regolate? Perché ballare insomma non è proprio facilissimo. È stato un divertimento, ma ci siamo impegnate tanto perché è un ballo importante e venivamo diciamo, da una base zero. E quello è che se magari uno non è abituato oppure non sa. Non sa ballare in una settimana, ci È vuole un po' tempo. È stata dura, per, ma ci siamo guarda, impegnati gruppo. reciprocamente, sia i cadetti, sia noi ragazze. Insomma, siete Penso stati nel suo lavoro. Ma certo. che, che, che cosa vi siete a parte? Gli insegnamenti no? del bon ton, eh, l'addizione, immagino imparato anche qualche passo di ballo che sì. sapreste riproporre adesso, perché poi quello che si impara non si dimentica. Da un punto di vista umano, proprio del rapporto umano, cosa vi portate dietro? Ti dico che io Ancora tutt'oggi ho questo entusiasmo, infatti chiedo sempre a Federica come procede, <ride> eh, le novità, perché a me personalmente eh, ha lasciato tanto dentro. Amicizie eh, si coltivano ancora così? Amicizie sì, eh, anche, anche a distanza. Sì, anche a distanza, ma soprattutto a livello personale mi ha aiutato tanto ehm, a credere in me, perché in quella settimana, oltre che eh, alle tante cose che abbiamo fatto nel ballo, Uh, io per esempio avevo anche un esame all'università, quindi ero preoccupatissima di non riuscire, di non fare in tempo, invece mi sono resa conto che ce la posso fare e ce l'ho eh, fatta. È una bella, e sì, è una sì. bella lezione anche, anche di vita da come la sta cioè, raccontando. Oh, vero? Posso no? citare anche sì. una, una ragazza, mh, credo che ci abbia fatto il complimento più bello, mi ha, to, mi ha detto Federica, io da quando ho fatto il ballo delle debuttanti sono diventata ottimista. Oh, Beh, quasi come Questa è la, la, giornata, la giornata finale, ecco, dopo una settimana una, di prove. Lo staff di Elisa eh, Censinaro sì. ecco sì. i che preparano. Sì. Belli anche gli Coccolato. abiti, sì. E molto, molto. Poi c'erano dei la... particolari di Alessandro angelotti Cuturni sì, sì, sì. in questo abito. Beh, Questa sera... è l'ansia delle ragazze. Sì. Che... Eccole qui, Giorgia, come ti senti? È male. <ride> Era una grande frenesia, diciamo, sì, così, dietro sì, le quinte, sì, sì, in il... sì, sì, tutto lo stato. Sì, ma io ancora da oggi torno a rivedere sì, le sì. foto, i video. Ah, eh, eccoli qua in alto, si, eh. i cadetti, Beh, poi la loro... eh. sì, Con la loro... La gentilezza sì, veramente sì, sì, sì. affascinante. Il sindaco è che, che è ci ha accompagnato tutta con... la sera. Ecco l'organizzatrice ecco. eh, Il nostro Paolo Marinucci C'era ecco per tanto, ah, Questa sono io eh. Eh. Una... No siccome sì, stavo momento. No vabbè Io la mia esperienza eh. La posso eh. riportare eh. Soprattutto eh. l'esperienza eh. dietro le quinte Bellissima la serata Dietro sì, le quinte sì, l'ho sì, vissuta sì, anche io Per quello sì, prima sì, dicevo sì, sì, I sì. momenti più, sì, eh, più impegnativi e salienti C'erano dietro le quinte Con certo. la paura magari no, di... sì, 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 E eh, questo non funziona Come sempre Il bellissimo concerto del Braga siamo stati proprio... E c'era eh, Michele Villanova volevo dire, perché sì, l'ho visto sì, prima sì. Eh, di andare avanti sì, sì, Dunque è stata anche una stato presenza C'erano anche tante bambine umorosette, <ride> ma sì. è una festa sì. quindi Vabbè ma è, che è giusto anche così, a parte il rigore, le regole di un ballo delle debuttanti Ci sta certo, bene anche un po' certo. di festa, poi le ragazze si sono rilassate alla fine sì, sì. cena. Noi vogliamo lanciare questo messaggio. Sì. il ballo delle debuttanti sì. è antichissimo è stato diventato, in Austria si sa che è, nell'immaginario collettivo, specie dei giovani, è come qualcosa di irraggiungibile, qualcosa che di, di fantastico, di fantasioso, che vive nel nostro subconscio però, non abbiamo avuto mai modo eh, di fare un incontro del genere e che l'abbiamo visto sempre dire... nei film. no? nei film poi dobbiamo dire che in Austria cioè in altre parti adesso lo voglio nemmeno citare è solo riservata di una certa elite di, di, di un ceto sociale alto a cui difficilmente si può aspirare invece il nostro è, è proprio il ballo della giovinezza il ballo delle ragazze che eh, moralmente che non, non, non dobbiamo, non è una non selezione non c'entra il centro sociale assoluto, diciamo così, e non c'entra eh. neanche la bellezza fisica, assolutamente, assolutamente, assolutamente no. cioè è il ballo delle ragazze che vivono la vita nel mondo della fantasia del sogno e noi vogliamo continuare a far sognare perché in un momento storico così intenso e negativo noi vogliamo dare speranza ai giovani, ecco perché quando mi dicono che serve, perché l'anno scorso avevamo pure un piccolo attacco sulla stampa, dice a che serve il ballo delle debutanti, finalmente abbiamo qualcosa da guardare con le lenti rosa e da vivere perché lo può vivere, quindi Poi noi vogliamo lanciare questo messaggio. La, un po' di leggerezza, il sogno in un momento, buon... eh, anzi il soprattutto sogno, certo. quando ci sono momenti mh, Difficili? particolarmente difficile, certo, un, po di, leggerezza un po' di leggerezza, diciamo, sguscia gli angoli, sì. fa, proprio, ci dà la spinta ad andare avanti, la dà anche a me, alla mia età, che io mi sono buttata in questa avventura nella quale quasi non, non ci credevo, insomma. poi invece è stato... Ecco, Federica può dire anche l'approccio che abbiamo avuto. Ecco, Maria, ecco, eh, lei sta è? ballando con ah, lei ha avuto l'onore di ballare beh, con il primo ballerino beh, alla scala. Scherziamo eh, Beh, pensate un po'. E eh, vabbè, non oh, è da tutti i giorni ballare con Michele Villanue. Non è da tutti, non è da tutti i giorni non, è da, Michele, eh, non è da tutti ballare con Michele Villanova. Mi sono bando riconosciuto. Eh, in eh, effetti eh. si fa fatica mm. un po'. Allora, signora, questi Rupi. sono i. No, sto, sto vedendo nel video i. Eh, i docenti di ballo, la, la signora Elisa, Fa, Elisa Falasca, la maestra di portamento, insomma. Il maestro? Di... Il maestro Antonio Di Lorenzo Antonio che è stato il nostro maestro di ballo. Sono tutte Magari. persone splendide sì, e io spero che traspaia la, 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 la gioia che viene da sì, questo sì, evento. Sì, sì soprattutto la gioia delle ragazze perché poi le sì, vere protagoniste erano le ragazze ma anche eh i genitori erano sì, tutti felici sì, sì, è stato orgogliosi. bellissimo orgogliosi i genitori il... ripeto io penso di essere stata una delle più direttamente giovani <ride> che ha partecipato io penso che quella sera ogni ragazza abbia vinto dentro di sé sì, già sì, sì. abbia vinto la vita il fatto pure. di aver partecipato sì, sì, sì. a questa cosa no caricolosa. infatti io vorrei dire che l'elezione della debuttante dell'anno è una mera formalità perché lì sono tutte principesse e rimangono principesse nella vita da quello che, che mi Mol sento dire tutte sì. molto belle, tutte molto erano, belle. Sì. No, no, no. erano tutte per me erano tutte splendide, non ce n'era una in particolare, ricordo le frasi, ricordo i sorrisi, ricordo i volti, ricordo qualcosa, ma per me sono tutte delle fantastiche ragazze. Io guardo veramente, ecco, Fiammetta Ricci, splendida, veramente splendida. Alessandro Sì, il sindaco che ci disse... Io posso stare poco per gli impegnisti. Andò via alla fine. <ride> sì, non riuscivo a staccare. Ecco qui la nostra Melinda che è stata ecco, la nostra la prima debuttante. Che non è una vincitrice. È soltanto la rappresentante, la rappresentante delle debuttanti del, del sì, 2013. Sì, sì. Allora, per la prossima edizione abbiamo fatto un tuffo nell'edizione passata, la prima edizione che come diciamo ha un grandissimo successo, e le immagini, la bellezza di queste immagini... lo. Uh, positività, lo eh, certo sì. sì, positività, soprattutto quello, certo. bellezza e positività. Prossima edizione? Chi può Prossime. partecipare? Cosa bisogna fare? La, la prossima edizione possono partecipare tutte le ragazze che abbiano compiuto 17 anni e che, e che non ne abbiano compiute 26, insomma 25-26. Poi eh, l'esperienza io penso che sia un'esperienza che tutte le ragazze debbano fare perché è, è formativa. E allegria e divertimento e amicizia quindi eh, io ho qualche anche a qualche ragazza che si è iscritta per quest'anno eh, anzi qualche ragazza mi ha detto io preferisco non andare a Ibiza quest'anno perché è molto meglio intanto sicuramente conoscerò tanti ragazzi e tante ragazze quindi <ride> Beh, ballerò è un'esperienza sì, sì, di vita sì. Sì, è un'esperienza di vita si può... la, la formula più o meno quella dello scorso anno riproporrete nel senso la settimana di lavoro un'intera sì, cioè, settimana sì, sì, eh, sì, 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 eh. Eh, dal lunedì alla domenica l'incontro il l'incontro con il nostro psicoterapeuta che è stato fondamentale è credo certo. e non che le ragazze vengano psicanalizzate semplicemente lo, questo nostro psicologo eh, ci aiuta a far vivere la settimana con lo spirito giusto quindi ecco come diceva lei a sentirsi più sicuri di sì. sé a entrare a, ad avere fiducia nel prossimo e Anche ehm, per conoscerci meglio per conoscervi meglio per creare un gruppo questo sì. è fondamentale poi cominceremo con le lezioni di ballo di bonton di dizione di portamento ci sarà la nostra la nostra consulente d'immagine, tante piccole sorprese tipo la, la giornata alla spa, eh, la, gior la gita eh. fuori porta, il, il maneggio, insomma tantissime cose e quest'anno abbiamo una cosa, eh, visto il successo dell'anno scorso abbiamo un fantastico sponsor che offrirà alla debuttante, alla rappresentante delle debuttanti del, di questa edizione un viaggio molto lontano in una meta da sogno. Mm. Eh, posso allora. ripartecipare? <ride> <ride> Già Io fatto. voglio no? dire questo, sì. che è una boccata di positività in un momento storico, questo che viviamo, mm -hmm. ed è un proiettarsi nel futuro, un godere la vita eh, con, tutte le, con tutti i valori morali, eh, proprio a, mh, apprezzare la vita, dire sono contenta di vivere. Ecco, Bello. questa è la formula. E con Io questo penso... messaggio noi ci possiamo salutare eh, perché questo era solo un primo ma, lancio sì, di quello che sarà in avvicinamento sì. proprio al ballo delle debuttanti, ovviamente ne continueremo a parlare, però certo. se volete dare qualche riferimento perché chi volesse intanto cominciare ad avere informazioni, iscriversi, certo. Certo. a chi può rivolgersi? Certo. Può rivolgersi alla... La, la cosa più veloce che vedo, anche sì. Giorgio me lo può confermare, è l'iscrizione alla pagina del Gran Balo delle Debuttanti d'Abruzzo e mandare una, presenta, una piccola presentazione lì e poi avranno tutte le... Uh, le le citazioni. Sì, anche sì, anche. il... il Insomma, come, come partecipare, come versare la prima caparra, insomma, tutto quanto. Insomma, tutte le informazioni necessarie su, ricordiamo il ballo delle debuttanti gran ballo da il ballo, ballo delle, delle debuttanti da Abruzzo. Poi queste ragazze sono tecnologicamente avanzate, <ride> vi ritroveranno sicuramente. E poi eh? eh, Dorothea, sì. scusami, eh, volevo dire questo. Eh, che... Mh, non è da tutti e da tutti i giorni partecipare a questo quest evento perché, eh, perché logicamente è un evento importantissimo, tant'è che tutte le nostre istituzioni a livello locale e regionale hanno partecipato, hanno dato il patrocinio, l'utilizzo del logo, lo, abbiamo avuto proprio tanto, tanto, tanto spazio. Appoggio. Tanto appoggio. Ecco, io vorrei, scusami, rassicurare, eventi, prego, rassicurare prego. le ragazze che penso che sia un evento irraggiungibile che i costi di partecipazione non sono così elevati anche perché riusciamo, non perché non ci sia un'organizzazione dietro o non ci sia qualità dietro, anzi tutt'altro, proprio per quello che diceva Maria, visto l'appoggio la, che abbiamo avuto da, da, da tante parti riusciamo a contenere il costo di questo, di questo magnifico evento però ricordiamo evento. che tutte le informazioni si trovano anche riferimenti così e i e dettagli e si possono avere anche, anche in forma certo, privata, e ricordiamo eh. anche che noi siamo l'unico ballo in Italia quindi non del, in Italia che riesce a mostrare tutto quello che è stato Fatto durante la settimana, quindi cioè, possiamo documentare quello che è stato quello fatto, quello che si, quello si fa, fa, quello che si è sì. fatto e che si farà di nuovo. Io tenderei un po' a proiettarci nel futuro, diciamo un po' come la nostra programmazione televisiva. Veloce velocemente perché eh, se no, dobbiamo così ce lo devi dire tu nel eh, senso ma io che io adesso ci rivedremo. <ride> rivedremo <ride> noi ci rivedremo sicuramente. sicuramente. Adesso dare un appuntamento fisso cioè, che siccome sì, ho detto che questa era la prima questo era il primo incontro di una serie di incontri in avvicinamento al ballo delle debuttanti eh. che ci sarà con l'arrivo della primavera. Per inviteremo, cui Avremo sì, modo tutti, di, ecco. di trovarci, di realizzare uno spazio possiamo apposito. Dire sì. dire saremo prima di tutto? Quello sicuramente. Quello possiamo quello, dire. Quello, Noi siamo qui e noi qui Dorotea, vi aspettiamo. E qui e vi aspettiamo, sì. Voi stiate, stiate con gli occhi ben fissi. Anche perché, perché ogni tutto, volta vi daremo delle, delle novità. A darvi yes. delle novità. Intanto eh. andate a visitare il, la pagina del Gran Ballo delle debutanti c'è un sito c'è una sì. un pagina youtube però ecco sul, certo. sulla pagina quelle facebook la, su quella è la più... notizia ufficiale io per il momento che ringrazio le ragazze nuove apprezzino questo grande valore Sì, ma già abbiamo tanti riscontri. Tanti, riscontri. tanti riscontri allora per che il ci momento ci vi saluto in... come dicevamo ci ritroveremo presto grazie a Maria di Blasio Ricci grazie a Federica Lupi e grazie a Giorgia eh, Paolucci torneremo sì, a, a parlare Lupi. a Simona Lupi io ringraziavo lei presenti ma grazie a tutto quello che c'è dietro questa grande organizzazione Sì, andiamo in pubblicità, poi parliamo di fare musica. Eccoci di nuovo insieme. Saluto e ringrazio Nicoletta Dale buongiorno. e Flavio Pistilli. Buongiorno, buongiorno. bentornati. Buongiorno. Parliamo di fare musica, ma soprattutto dello spazio e degli eventi che vengono organizzati in questo spazio, ovvero Ars Factory. Sì, sì. Ehm... L'idea è quella di eh, cercare di far capire un po' la differenza tra queste due realtà Perché c'è un po' di confusione, eh, Dorotea E che abbiamo messo molta carne al fuoco Sì, no? facciamo troppe di... cose, esatto. mi rendo conto che facciamo troppe cose E allora adesso <ride> uh, chiariamo so, alcuni bisogna aspetti Bisogna puntualizzare sì, un attimo poi sì, esatto, sì. le due figure sì, Perché fare musica ormai insomma, festeggia i suoi nove anni Quest'anno giusto, Flavio, aiutami Nove anni, 2005 No, è che Nicoletta sì. si è portata a Flavio Piscini sì, sì, io sono per, per i il le date. Per sì, ricordarvi si ricordare i numeri eh, 24 no? so, e poi vengono, sono della, utile non de vado prima mattina soprattutto no, no, no. scherzi a parte dicevamo no, nove diciamo, anni di fare musica festeggiamo il nono anno eh, di fare musica quest'anno però è, è nata questa eh, Arts Factory che tutti dicono ma, ma fare musica ha cambiato nome no in realtà no, fare musica esiste ha le sue attività sua attività didattica sua attività di promozione Musicale ed artistica in generale perché si è aperta anche ad altri mondi come quello della recitazione con Marco Cassini e il corso sta andando benissimo. Tra parentesi, ti aspettiamo. Io li dovrei fare. Tu, Io vi tu, ringrazio tu. per gli inviti. Tutti i mercoledì e mi beh, invita qualcuno. Dovrei venire, venire a cantare, altro. a ballare, a fare musica, a fare tutto. Dovrei tutto. essere un fenomeno per seguire tutto. Allora, comunque cioè, è, è, dovrebbe, è sicuramente una bella esperienza. No, è un bell'ambiente bell sì, piacevole, carino, da, sì. davvero piacevole. C'è anche una tua collega, non lo diciamo perché magari non non vuole eh, farsi pubblicità, però c'è anche una, sua, una tua collega che viene fraude. a lezione. E io, io per quello che posso dire io, chi fa il nostro mestiere anche di giornalista, sì, non solo sì. magari di conduttore, sì, certo. Eh, un, io consiglio un corso di teatro, di recitazione, di dizione, di musica. Di qualcosa comunque che ti insegna sì. a saper stare è vero. davanti è vero. alla telecamera. È vero, è vero è vero. E dunque, è vero. per me, è un consiglio che do a tutte quelle persone che eh, intraprendono adesso, in particolare, questo mestiere dall'inizio, subito. Perché è. Ehm, è fondamentale aiuta tantissimo, si per... sente. Sì. Sì, sì, sì. lo, lo vediamo, vediamo, la... vediamo chi canta e, sì. e ha fatto recitazione prima sì. è una marcia in più. Sì, sì, sì. Chi invece sì. recita, e, eh, chi invece fa, ha fatto danza sì, e sì, viene sì, a è cantare. Proprio. O viceversa, è un, veramente, oggi non si Si deve essere completi, quindi si deve saper fare sì. tutto. Gli americani ce lo insegnano, sì. eh, gli attori sanno cantare e suonare il pianoforte tutti. Infatti, eh. proprio, proprio in questa ottica noi abbiamo pensato il corso All Inclusive, che è un corso che dà la possibilità di frequentare tutte le discipline. Insomma in un pacchetto eh, c'è tantissima roba, ognuno sceglie quello che, eh, che vuole fare, noi ovviamente consigliamo di fare più cose possibili, quindi lo eh, cioè, strumento, non... il canto, la recitazione. Questo la magari danza. è rivolto a chi non viene lì per farne poi una professione, magari il ragazzo che vuole fare il canto, no, anche... Però può essere no, no, anche, anche il, il, il eh, Magari ehm... in quel inizio. modo riesce a capire qual è la sua... Sì, che allora per i per è piccolini c'è proprio la possibilità di provare davvero tutto, quindi lo strumento, il canto, la recitazione, la danza. Eh, ma per i più grandi invece ci sono corsi proprio specifici e se vuoi raggiungere un obiettivo come eh, un, un titolo di studi eh, devi per forza fare delle materie obbligatorie come l'armonia, eh, lo strumento per il cantante, lo strumento complementare per il cantante, insomma c'è un percorso da seguire. Per i più piccolini chiaramente lasciamo una grande libertà e eh, questa formula all inclusive sta avendo un successo grandissimo perché è vero che in un momento di crisi si sta attenti anche che al, sì. eh, al centesimo, eh, in questo modo però non si sacrifica la possibilità eh, di, di poter offrire ai propri figli la scelta. Quindi, se uno vuole fare più, co più cose, lo può fare ad un prezzo accettabilissimo. Quindi, questa, questa formula sta avendo un grande, grande, successo. grande su successo. Ma sì. non rischiate magari di, avere, di dover chiudere poi il numero a un certo punto? È eh, allora eh, eh, impegnativa eh, la gestione. Abbiamo <ride> la fortuna di sfruttare questo spazio che è a factory molto grande, quindi abbiamo circa 1300 metri a disposizione. E come, lo li, sì. come li vogliamo sfruttare noi al massimo? E invitiamo tutti, insegnanti privati, in, ma, uh, band. Musicisti, eh, cioè, tutto quello che orbita intorno a tutte le professioni che orbitano intorno al mondo del, della, dello spettacolo, organizzatori di oh, eventi, come sta capitando proprio negli ultimi giorni, nel, nell'ultimo mese. Insomma, abbiamo tantissime richieste per, eh, per, di um, organizzatori di eventi che vogliono fare le loro cose dentro questa struttura e noi siamo apertissimi. Infatti, eh, già il 31 ottobre eh, ci sarà una serata organizzata da alcuni ragazzi. Sì. Eh, uno show, uh, come si chiama Flavio? Uh, laser Robot Show. Si, sì, che sì. ah. cosa sembra? Io laser infatti ho un po' paura, non so. <ride> <show>. <ride> Cioè ci saranno sì. dei robot sicuramente esatto, ci sì. saranno dei laser de, de, dei laser, <ride> dei robot insomma eh. con uh, sì, sì, luci sì, no. led che fanno svegliamo effetti svegliamo tutto e altre cose, altre cose che chiaramente non possiamo andare Ma no. anche una sorpresa. A, anche perché, cioè, oltre questo non vado perché potrei dire delle cose che assolutamente. Perché <ride> non conosciamo. <ride> sì, perché in effetti noi diamo questo spazio. Eh, quindi c'è la, la nostra città sta capendo questa cosa sì. e quindi in tanti vengono lì e dicono possiamo organizzare questa cosa, possiamo organizzare altre cosine che non diciamo perché sono tutte certo. in fase di... ma ci sì, sono sì. diversi eventi in programma? Sì, in sì, già. sì, 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 oltre va bene agli eventi soliti di fare musica eh, ci saranno delle cene, ci saranno eh, delle serate disco, ci saranno eh, dei concerti, quindi è veramente uno spazio che mh, ci dà la possibilità di fare qualsiasi cosa sì, e vi dà la possibilità di fare la, qualsiasi cosa la parola cosa perché... che più definisce questa cosa è contenitore. Cioè sì. per, non c'è niente di meglio per, per definire Arts Factory. È un contenitore Factory che può essere è... riempito. Io dico Art Factory è un contenitore. Fare musica è uno dei contenuti di questo contenitore, che a sua volta è un contenitore di tante altre cose. Per cui invitiamo eh, realtà, eh, diciamo che comunque sia sono nel settore artistico o organizzano eventi o fanno attività di questo tipo, eh, a, a venirci a trovare per vedere gli spazi e per pensare di iniziare a utilizzare anche loro stessi questi spazi, perché nell'arte, come in molte altre cose, la condivisione di idee, di spazi, la possibilità di incontrarsi e di, scambiarci, di scambiarsi esperienze reciproche, è, è, è importante, è qualcosa di molto formativo che può aprire uh, ad opportunità che magari manco si pensavano prima. Mi viene da pensare, quando uno viene da voi, no, a Spectory, e apre quell'enorme portone no? entra in questo spazio che trova? Per esempio se uno viene a chiedere informazioni sì. dentro, io faccio questa domanda perché sì. so mh, che ci si ritrova subito dentro no? questo grandissimo sì. spazio, sì. tra l'altro arredato sì. anche molto bene, è uno spazio molto particolare. Sì. E quando sì. arriva alle 4, vuole un'informazione, apre Devo quelle dire porte. Che, che, che trova? Già entrare per molti è uno <ride> è shock un, è perché non, non sono abituati sì. ad uno Sì, spazio è vero, è uno spazio particolare, sì. è vero, questa è la sensazione che, è, che si ha c'è una segreteria a disposizione da eh, eh, tutte le informazioni anche quelle che non riguardano eh, fare musica perché eh, ci sono altre realtà altre associazioni che lavorano lì però eh, eh, si è creata talmente una grande sinergia per questo dico che lo spazio è fondamentale cioè condividere uno spazio è fondamentale per creare sinergie mm. perché i, noi abbiamo tentato quando avevamo un'altra sede ma dentro mm, questa, questo bel contenitore tutto viene naturale, cioè, ognuno poi ha il suo ruolo, ognuno dà il suo contributo a, eh, la, mh, diciamo, alla produzione di spettacoli, al, di nuove, eh sì, alla creazione di nuovi corsi, eh, è veramente entusiasmante il lavoro e eh, vi devo confessare che tu sai Dorothea che lavorare con le donne non è facile. Io ho sempre lavorato con maschietti e mi sono sempre trovata benissimo: musicisti, quasi tutti uomini. Ma devo dire che eh, col passare degli anni sto riscoprendo un'energia un, un nelle donne che gli uomini non hanno. E si lavora e 20. succede allora io, la io, saluto tutti e vado via no no, no 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 io Senta adesso posso, posso solo dire lo penso davvero però eh, non lo dovevo dire perché era ovvio io no. sono d'accordo con te e la penso nella stessa maniera ma mi dispiace adesso mettere in minoranza comunque mi astengo dal commentare quello che ha detto Nicoletta anche se di fatto l'ho fatto devo dire che condivido ah. in parte diciamo così questa cosa <ride> obbligato no. purtroppo dalla minoranza no. 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 No Appartenenza ad una minoranza numerica in questo momento. E quindi, eh, sì. Dicevamo che entriamo, entriamo sì. c'è la segreteria, poi c'è questa grande sala sì. che era una discoteca, quindi uno si aspetta anche un, un posto un po'. Cioè, già, già la sua identità l'aveva, siamo stati bravi a eh, un po' trasformarla sì. e la cosa un po' anomala è che chiunque entra dice: Ma la scuola dov'è? No. Perché vedono questa sala perché con queste in vetrate di In realtà c'è cioè, eh, cioè questa sala con i tavoli, insomma col bar, ehm, ci sono queste sale vetrate che sono le sale prove e le abbiamo volute vetrate perché per, non, eh, per non appesantire e, e non rovinare già la, diciamo. L'immagine del locale, ma abbiamo sfruttato tutto quello che era il, la cambusa del, della vecchia discoteca eh, creando queste, questi locali queste e questi aule spazi didattiche sì. era un grandissimo spazio che ovviamente non si vedeva neanche prima di, di quasi 400 metri quadri, forse anche qualcosa in più che per noi. Eh, si è trasformato in scuola, c'erano una serie di ambienti che noi abbiamo insonorizzato perché chiaramente dobbiamo fare delle lezioni di musica in stanze vicine e quindi non bisogna darsi fastidio eh, gli uni con gli altri. Quindi abbiamo fatto de dei pesanti interventi di insonorizzazione, abbiamo adeguato quelli che erano magazzini e Cambusa a a ad Aule Corsi. A aule e poi didattiche. abbiamo questo studio di registrazione eh, sì. flaro, insomma, eh, fa sì. lavorare tantissimo, sta, sta crescendo sempre di più il lavoro sì. in studio, sta facendo dei lavori insomma, molto interessanti. Diciamo. dunque per Fare il punto della situazione, in questo spazio, Ars Factory, eh, quante discipline si insegnano, a parte gli eventi, poi che ci avete detto che si organizzano, anche eh, lo spazio è aperto sì. a associazioni esterne sì, 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 rispetto ah, a quelle che già ci lavorano dentro? Al momento vabbè, tutto quello che riguarda la musica moderna, tutto quello che riguarda la danza, eh, la, la recitazione e mh, non abbiamo limiti. Non abbiamo limiti, una, ci sono tre sale prove. E questo studio di registrazione eh, che ci rende sempre più orgogliosi. Flavio è bravissimo. Cosa no? avete prodotto qui già nel gioco? Ce vostro lo facciamo dire di... a Flavio sì, perché a, allora, è una cosa sua. Abbiamo, In realtà lo studio eh, ha prodotto tanti lavori, eh, anche diciamo, per conto terzi. Eh, una produzione di cui siamo orgogliosi è, è, stato, è stata Original Toons 2014, è una produzione di quattro brani originali scritti, ideati, arrangiati, suonati dai ragazzi che frequentano i corsi di fare musica. È una produzione che eh, diciamo, è stata distribuita il 2 settembre, se non ricordo male, allegata al quotidiano La Città eh, ed è diciamo, un motivo di orgoglio tutto nostro perché è un prodotto pensato, nato e eh, eh, diciamo, vissuto, portato a compimento solo con la forza e l'energia dei ragazzi. Quindi è veramente qualcosa di... di prodotto insomma, proprio locale al 100%. Al 100%, 100% sì. sì. musica <ride> no... grande motivo di orgoglio. Proprio tutto nostro. Poi, Anche se sembra una produzione anglosassone, <ride> parte dei testi sono sì, tutti in inglese. Quattro sì, no, brani sembra... in inglese, molto belli, molto originali. Cioè, pensare che, che siano stati realizzati da ragazzi, alcuni dei quali eh, hanno 15 o 16 anni. Eh, insomma è veramente un motivo di grande orgoglio evidentemente non vuole, dire, non vuole svelare i, i suoi successi perché ha registra Beh, hanno registrato non eh, artisti internazionali artisti, sì, eh, prima nel di tutti, vostro, nel studio vostro nuovo studio sì. Studio, sì. Eh, prima di tutto prima di tutti il bravissimo pianista e amico Paolo Di Sabatino insomma che eh, con il quale ormai c'è una, una collaborazione da, da diversi anni. Mi ha coinvolto in due lavori internazionali eh, con musicisti insomma, di, di livello internazionale eh, di, dei quali sono, sono molto fiero. Insomma, eh, due, due grandissime opportunità eh, artistiche eh, per, per il nostro studio e eh, che sono distribuite in tutto il mondo. Insomma, sono Grande cose soddisfazione. Che fanno paura. Per concludere ricordiamo dove si trova Ars Factory in via Lungo Fiume Vezzola senza numero civico, quindi non si ritrova. Porta solo, quindi, solo da noi quella strada. <ride> Finisce da noi e poi eh, un invito, quando ci venite a trovare potete parcheggiare nel parcheggio, perché davanti all'ingresso di Arts Factory si crea sempre la fila di macchine, <ride> Informazione il, par di il parcheggio lo potete usare tutti, allora. chiudiamo noi. precisare, <Tranquilla. ride> via Lungo Fiume del Sola è un po' anonimo, sotto il brico. Sotto io, sotto il brico. Eh, io è il quella, quella è l'indicazione. Ah, sì, allora, sì. per chiudere, voglio anche ricordare che anche Teleponte, in qualche modo, fa parte di questa grande famiglia Ars Factory perché noi registriamo sì. lì una trasmissione che è partita lo scorso sabato e che mi invita a seguire tutti i sabati. avuto un grande, un grande successo. successo, per cui eh, successo, in qualche modo. Puntato. Siamo, siamo, ci, siamo noi, <ride> ci siamo anche noi lì. Sì, sì. Io vi ringrazio. Grazie a Nicoletta Dale, grazie a Flavio Pistillo, ovviamente in bocca al lupo per questa grande avventura. Grazie, grazie, grazie a anche a voi per l'attenzione e prima di tutto torna domani mattina con Serena Suriani. Grazie e buona giornata.